Salve a tutti, rieccomi qua, ultima recensione prima di Natale, ultima recensione dell'anno. Ne approfitto fin da subito per farvi i miei migliori auguri di buon Natale e per uno splendido 2014 a tutti voi. Allora, detto questo, ovviamente inizio subito a presentarvi il nuovo manga. Si tratta solo di un unico volume che andrò a presentarvi adesso. Eccolo qua, si tratta di uno spin-off. Eccolo qua, giustamente già avete riconosciuto i due protagonisti, sono Eikichi Onizuka, il biondo, e Ryuji Danma. Si tratta di GTR, ossia Great Transporter Ryuji. È un volume unico, si tratta di uno spin-off che riguarda alcune vicissitudini che ha dovuto passare Ryuji Danma, il migliore amico di Eikichi Onizuka fin da quando erano dei teppisti, poi ovviamente hanno preso strade differenti. Eikichi Onizuka è diventato un insegnante, mentre Ryuji Danma è diventato il gestore di un'officina che ripara motociclette. Costa 6,90 euro, quindi il prezzo è un po' alto, però sono più di 200 pagine. Per quanto riguarda il volume, ha una sovracopertina, però ovviamente il disegno all'interno è identico a quello della copertina, cambia solamente la tonalità di colore. L'autore è Toru Fujisawa ed è distribuito in Italia dalla Dinit. Per quanto riguarda la trama, ovviamente trattandosi di un volume unico è abbastanza semplice. Diciamo c'è un finale, c'è un vero finale rocambolesco, però è un finale abbastanza aperto. Diciamo che un giorno una liceale, Mimon, questa ragazzina apparentemente, diciamo così, candida, innocente, decide di andare in questa officina di Ryuji Danma per acquistare una moto. Vuole farla provare proprio a Ryuji, ignaro della seconda identità che ha questa ragazzina, di questa identità nascosta, gliela fa provare pensando che fosse una normale cliente. In realtà Ryuji era stato tenuto d'occhio da un collaboratore di questa ragazzina che cercava un abile pilota di veicoli, che si tratti di motociclette, che si tratti di automobili o che si tratti addirittura di camion. A questa ragazzina serviva un abile pilota. Diciamo che Ryuji si è fatto comunque una discreta fama nell'ambiente, per cui diciamo che questi ambienti di corse clandestine in cui vedremo cimentarsi Ryuji nel corso del volume sono arrivati agli occhi, alle orecchie di questa ragazzina Mimon che cerca di conoscerlo, cerca di testare le sue abilità. Ovviamente con il suo fascino prorompente, nonostante sia una liceale, cercherà di incastrare Ryuji, cercherà di piegarlo al suo volere, come se non bastasse ci sarà Eikichi Onizuka che, invidioso del successo che ha con le donne, si metterà in mezzo, farà un sacco di casini, soprattutto creerà scompiglio tra Ryuji e la sua fidanzata Nagisa. Comunque, detto questo, ovviamente non posso spoilerarvi più di tanto la trama, ci saranno inseguimenti rocamboleschi e Ryuji che sarà chiamato a un salvataggio veramente da Mission Impossible. Insomma, se siete appassionati di GTO e di quello che ruota intorno e dei suoi amici teppisti, leggetelo perché ovviamente Toru Fujisawa è sinonimo di casini, di inseguimenti veramente a rotta di collo. Detto questo, rinnovo i miei auguri per uno splendido anno nuovo a tutti voi che mi avete seguito e ciao a tutti al prossimo video.